tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Adesso facciamo una spiegazione in breve: qual è meglio, Tinder o Lovo? Ok ragazzi, allora Tinder è una piattaforma che è nata nel 2012 e che ci sono tanti fake, io vedo, penso ci sono tanti fake. Io lo sto usando da qualche settimana, qualche giorno più che altro, però ci sono i match che sono in inglese e quindi non è che mi soddisfa tantissimo, diciamo la verità. L'unica cosa che mi ha soddisfatto tantissimo è stato Lovo. Lovo è una piattaforma che non so quando è nata, però Lovo mi ha fatto conoscere tanti anni fa varie persone e mi sono trovato molto bene, diciamo. E adesso lo sto riusando e per il momento non è come prima. Ci sono da sbicciare a destra se la persona ti piace, ti interessa, o a sinistra che non ti piace, non ti interessa, come Lovo. Funziona anche Tinder così: a destra ti piace, a sinistra non ti piace. E mi ha fatto conoscere tante persone Lovo e adesso lo sto riusando ancora per conoscere altre persone e per il momento è tutto negativo, perché non è la piattaforma che fa schifo come Tinder, è la gente che c'è dentro che fa schifo. E però sulla piattaforma, se tu lo sai usare, allora ok. Se non lo sai usare, lascia perdere e non lo usare neanche, sia Tinder che sia altre piattaforme. Là ci sono tanti fake, da quello che vedo ci sono persone mezze nude e non so quanto sia vero, non lo so. Però di la verità, sul Lovo ci sono persone un po' più serie. Ci sono persone un po' più serie perché lì sono tutte vestite, tutte messe bene, tutte rispettose, diciamo la verità. Allora, su Tinder ti devi mettere, quando tu fai l'applicazione, ti scrivi su Tinder, devi metterti delle foto che sono in primo piano ma che si vedono regolarmente, si vedono molto bene, come su Tinder, come sul Lovo, come sulle altre piattaforme. Non puoi mettere delle foto viste dal basso, viste dall'alto, che non hanno neanche senso. E ti devi fare un bel selfie o farti fare un bel selfie da qualcuno, da un amico, da chi per esso, da chi volete voi. Inutile spendere fotografi che ti fanno delle foto belle che poi per metterle sui social, che un giorno magari ti scassi, allora cancelli tutto, non ne vale la pena. A parte che magari i video, le foto li puoi anche salvare sul telefono, questo sì,
o sul computer. Ma a dire la verità, Tinder lo sto usando, ma i risultati sono zero, sono 1,1%. Non mi piace più di tanto, devo dire la verità. Ma non è perché per dire vabbè, nessuno ti caga, nessuno scopa, vaffanculo, via, butto tutto, butto il telefono dalla finestra e via. No, quello no, è impossibile. E ci vuole, ogni cosa c'è il suo tempo, giustamente, ogni cosa c'è il suo tempo. E Tinder è fatto così, Lovo è fatto in un'altra maniera, oppure c'è anche Badoo che funziona nella stessa maniera di mettere foto, fare la tua descrizione per far colpire alle persone quello che ti interessa, quello che non ti interessa, quello che ti piace, quello che non ti piace. Io sto usando Lovo perché Lovo per me è anche una cosa molto importante e l'ho usato tantissimi anni fa, poi non l'ho usato più appunto perché ero fidanzato, giustamente. Adesso lo sto riusando ancora e per il momento non sto vedendo nessun risultato, per il momento, come Tinder. Solo che Tinder ogni tanto, ogni tot di tempo c'è qualcuno che ti contatta. Però sul Lovo no, sul Lovo non ti contatta quasi nessuno. E io sto usando queste due piattaforme per conoscere un'altra persona. Grazie a Lovo ho conosciuto delle persone molto importanti, una di queste è una molto importante, è stata. E niente ragazzi, con questo io chiudo il video, spero che il video vi piaccia, commentate come sempre e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Ah, non ti sei ancora iscritto? Iscriviti oppure guarda il prossimo video, grazie.